questa è la mission che ho fatto un po'. Devo spiegare. No, assolutamente. No, no, era solo per dire il concetto di padano. Ecco, questo è. Cos'è padano? Fanno il padano che dà il settore. E questo l'hai scritto quando? Una decina d'anni fa. Ma in realtà poi è sempre stata la nostra linea guida. Quattro parole: qualità, flessibilità, innovazione e tradizione. In cui su questo sono un po' il nostro binario che ci guida da quando è iniziata l'attività prima di ICRA e poi di Padania, quindi è una storia imprenditoriale di oltre 70 anni. Perché la Padania dal 90 prima era l'ICRA? Sì, che era la piccola centrale del latte di Casalmaggiore. Il lavoro fortunatamente andava bene e la società, la compagine sociale, ha deciso di fare l'investimento su Padania nel sito produttivo dove tuttora insistiamo, insomma. Era tutt'altra azienda. Era molto più piccola, certamente, però già, passo coi tempi, però già insomma si cercava di lavorare con la flessibilità, selezionando bene le materie prime, cercando di darci un'organizzazione efficiente, chiaramente in un sito produttivo che era molto più piccolo rispetto a questo. Quando abbiamo fatto questo abbiamo avuto poi veramente la possibilità di ampliarci, di conseguire le principali certificazioni internazionali, un percorso che è in continuo divenire, anche con la recente acquisizione della certificazione benessere animale in allevamento, dove abbiamo certificato tutte le stalle per il benessere animale secondo l'unico standard ufficiale che esiste attualmente, che è il CREBA. E quindi insomma questa è un po' la linea che abbiamo sempre seguito. Principalmente il vostro, la vostra clientela, il vostro mercato è il B2B. Sì, noi siamo molto legati al business to business, anche il consumatore finale, però sono molte le aziende che vengono da noi per gli ingredienti dei loro prodotti o per far fare da noi il loro marchio. Siamo qui con Mattias Ghisini. Innanzitutto lo ringrazio per la visita dell'azienda, perché sono rimasto veramente senza parole. E durante questa via costume stavo raccogliendo appunto le storie delle aziende e curiosiamo anche come le aziende in questo periodo molto difficile è riuscito, sta superando e ha reagito soprattutto a questo momento difficile. L'azienda ha inteso operare in continuità, noi lavoriamo solo con latte degli allevatori, quindi è uno sforzo quotidiano che appunto ci ha visto coinvolti ed impegnati anche nei momenti più difficili del lockdown. Abbiamo continuato a sostenere la nostra fase agricola. Siamo, certamente il contesto è più complicato anche per il nostro settore alimentare, ma guardiamo al futuro con ottimismo. Infatti la seconda domanda sarebbe stata appunto quella del, reagendo così al presente, la visione al futuro risulta anche un po' più semplice. Sì, noi siamo sempre attivi negli investimenti sulle nostre strutture per poterci allargare e potenziare, quindi non cambiamo la nostra visione delle cose.